nuovo video, questo è il video del valigia time in preparazione per partire per il mare. So che mi seguite anche per tutto il mio lato organizzativo, il che mi rende molto contenta perché a volte penso di essere un po' pazzoide per tutte le cose che faccio e organizzo e come le sistemo, come le programmo, però poi condivido con voi. Siamo tutti un po' pazzoidi ed è bellissimo perché ci comprendiamo. Allora, iniziamo questo video con qualcosa che non c'entra niente, ovviamente, ma sciolgo i capelli, bella mora, perché ieri sono stata finalmente dal parrucchiere. Guardate che piega meravigliosa, ci ho dormito anche e li ho tenuti legati fino ad ora, come avete visto. Solitamente non si fa dopo parrucchiere, che te dovresti godere, però è un po' caldo. Comunque mi hanno fatto finalmente le beach waves, abbiamo fatto un trattamento ultra riparante e devo dire che ne avevo assolutamente bisogno. Il risultato, magari metto due foto prima dopo, è meraviglioso. Sono molto molto contenta anche perché li ho sfoltiti e alleggeriti pre-estate perché erano diventati veramente veramente pesanti, insopportabili e paglia. Quindi li sento belli morbidi e leggeri. Molto contenta, quindi perfetto. Welcome to my life. Io che inizio a parlare di una cosa e finisco a parlare di tutt'altra. Comunque, oggi voglio portarvi in questa giornata di preparazione valigia. Sì, ci siamo organizzati per riuscire a dedicare tutta questa giornata a zanzara. Tutta questa giornata a questo perché staremo via molto. Da diversi anni, sicuramente da 5 anni a questa parte, d'estate noi ci trasferiamo al mare, in Toscana, cioè i genitori di Jamie prendono la casa e quindi anche noi andiamo e praticamente non è considerabile la vacanza come la intendiamo noi, cioè proprio fuori dal mondo, staccare telefoni, non avere il computer e viaggiare, ma è più un smart working al mare, cioè quello che facciamo qui continuiamo a farlo lì, ma ovviamente con una routine totalmente diversa, con dei tempi e dei ritmi totalmente diversi e non abbiamo la possibilità di registrare, ad esempio, cose di Blue Moon, eccetera. Quindi abbiamo fatto tutto questo, tutte le registrazioni prima. E ora ci aspettano soltanto dei giorni di organizzazione, editing e ovviamente relax, perché personalmente ne sento un po' un bisogno. Io arrivo solitamente a un certo punto dove vado in burnout, non totale, perché sennò non sarei neanche qui a parlarne, perché il burnout è veramente pesante a livello mentale, finalmente è stato anche riconosciuto come disturbo e problematica perché ce n'è tanto in giro, però noto che incomincio a fare un po' delle cavolate sul lavoro, non sono più, non sono, mi scappano le cose, faccio delle cavolate, succede, ma succede quando sono in un periodo, un momento di pieno, dove è proprio piena rasa. Quindi sono molto contenta e stiamo via un bel po', perché dopo le solitamente 3 settimane di mare ci spostiamo in montagna, sempre da Jimmy, che è dove abbiamo fatto la quarantena, per intenderci, e lì è proprio, cioè lì proprio cambiano nuovamente di nuovo tutti i ritmi, rallentano ancora di più, se è possibile, perché lì non hai neanche l'attività del mare, la vita da mare, lì è proprio il niente ed è meraviglioso, cioè il mio agosto passato là è stupendo perché è proprio un momento in cui mi concentro su me stessa, faccio brainstorm, infatti è il momento in cui sono più serena, più centrata, più creativa dell'anno ed è veramente un periodo che io I'm so grateful, cioè proprio un pochino lo sogno e non vedo l'ora di andarci. Poi ovviamente cioè mentre sono lì dico, potremmo andare a fare questo, però poi ovviamente, come ogni video che si rispetti di preparazione valigia, c'è una lista. C'è una lista, non è del tutto completa la parte dei vestiti, ma io quello che faccio quando devo preparare le valigie è scrivere e classificare. Allora, cosa scrivo? Scrivo il periodo in cui stiamo via e tendenzialmente, solitamente quando si tratta di viaggi brevi,
magari scrivo X notti, X serate, tipo siamo via 10 giorni, 10 giorni, 9 notti, e insomma, giusto per capire quanti outfit portarmi. In questo caso è un pochino diverso perché il periodo è 3 settimane mare più 3 settimane in montagna, quindi non è proprio facile, non posso decidere ogni sera che cosa indossare, anche perché c'è la lavatrice, si lava, si scambia, insomma, è un po' diverso questo contesto. Quindi diciamo che ho puntato a scrivere gli eventi importanti che abbiamo e quindi abbiamo ben due white party, quali tendenzialmente utilizzerò lo stesso vestito visto che sono in occasioni diverse. Abbiamo la nostra cena storica a Castagneto, al Cappellaccio, dove andiamo a mangiare la pizza e io ogni anno io e Jimmy ci vestiamo nello stesso modo, quindi dobbiamo pensare a portarci esattamente quei vestiti. E poi abbiamo il compleanno del babbo di Jimmy, quindi pensavo di mettergli qualcosa di particolare. Quindi, poi cosa faccio? Categorizzo. Abbiamo le cose principali sono mare, beauty, scarpe, importanti, poi ci sarà montagna e poi tutti i vestiti. Quindi, mare, faccio la lista pensando, no, cosa mi serve in spiaggia? Cioè, il fatto di mettermi lì prima di iniziare a fare la valigia ti fa un po' pensare, no? Allora, come vado in spiaggia? Cosa metto in spiaggia? Ti fa fare un po' mente locale e ti fa prendere tutto. Io noto che se incominci a fare a prendere le cose dicendo, mettendoti davanti alla valigia e dire ok, mare, costume, non prendi, cioè alla fine no, prendi o troppo poco o prendi troppo, quello soprattutto per i vestiti. Solitamente io dimentico sempre il telo mare, tipo, perché è proprio, cioè non riesci in un momento, in quei 5 minuti che stai prendendo le cose, a ricordarti tutto. Scarpe, che dire, qui ho fatto una sorta, cioè un po' dell'esperienza, so che comunque metto sempre le stesse, metto, alla fine finisco sempre a mettere le Birkenstock, perché sono anche le più facili se andiamo a camminare, eccetera. Sandali gioiello magari li metto quando metto un vestito un po' più, una serata un po' più elegante, e scarpe da ginnastica, quelle molto importanti perché al mare ci alleniamo molto. E in questo viaggio ho pensato di portarmi bene i miei due tacchi, quelli neri, quelli con le piume rosa, perché sono bellissimi, li ho comprati per l'estate. Se non li metto d'estate, quando li metto? Però sono sicura che non li metterò. Quindi vabbè, fa lo stesso. E poi anche le mie zeppe con le spadriglias. Quindi tendenzialmente porto 1, 2, 3, 4, 5, 6 paia di scarpe. Oltre a quelle con cui viaggio, che sono quelle sneaker. Sono tantissime, potrei risparmiarmene 3, ma fa lo stesso. Mi voglio impegnare a metterle perché se no le compri e le lasci lì. Poi vestiti, abbigliamento, eccetera. In questo caso porto tutte le mie cose estive, che so che indosso di più, che personalmente non sono tantissime, quindi punto molto a vestitini così, però poi in realtà il fatto è che lì è proprio vita da mare, quindi di giorno sei tutto il giorno in costume e le uniche volte in cui indossi dei vestiti è quando la sera magari va a fare un giretto in centro, però poi man mano che vai avanti nell'estate così diventi sempre più meno sbatti e quindi finisci per uscire la sera in costume. Praticamente succede spessissimo. Non so come mai, ma mi sento propositiva, cioè nel senso mi sento che non ho poi così tanti vestiti da portarmi. Forse perché mentalmente so che tanto, come vi dicevo prima, non li metterò. Ma allora, questo è il mio armadio dei vestiti. È incasinato perché c'è tanta roba che non metto, che dovrei dar via, vendere, eccetera. Ma non ha tempo di farlo. Comunque, sicuramente lui viene perché lui ha le conchigliette, è totalmente estivo e è bellissimo. Non l'avevo molto apprezzato l'anno scorso, ecco perché faccio anche un po' fatica a vendere le cose, perché non lo so, da un anno all'altro, ditemi se anche per voi è così, ma magari una cosa non la metto un anno, poi la riscopro l'anno dopo e metto solo quella. Così, en passant. Poi ho i miei staples, cioè questo abito. Che ora è anche al contrario, vabbè, comunque questo abito lungo che metto sempre da tantissimo perché amo, ma in realtà tutto questo no. E qui forse prenderò due cose, una cosa, cioè in realtà non so, ora sono curiosa proprio di vedere quanta roba effettivamente porto, perché
Cioè, non so se anche per voi è così, ma io dico, non porto niente, poi trovo la valigia piena e non capisco se è un problema io che non so fare, non so mettere bene le robe nella valigia, ma in realtà di anni e anni di esperienze, di viaggi, traslochi, eccetera, con le valigie ci so fare. Qui ho i miei costumi che... Allora, vediamo dove vi posso appoggiare. Costumi. Queste bag per portare via i costumi sono comodissime e geniali, anche perché io ho alcuni costumi che hanno i brillantini e a volte mi sono trovata le valigie piene di brillantini, pieni. Quindi ho i costumi anche un po' agglomerati, 3-4 qua dentro e anche qui. Bellissima questa borsa che ho preso l'anno scorso a Castagneto Carducci e qui contiene altri costumi. Io sì, ho degli abbinamenti, cioè ho proprio dei completi, però a volte mi piace fare gli spezzati, non indosso sempre cose troppo abbinate, che da piccola mi piaceva di più, ora mi piace sempre meno. Ora sto virando un pochino più sull'abbinato. Quindi costumi, parei, copricostume e ho ritrovato questi perché quest'anno, quest'inverno, mia mamma mi ha praticamente portato tutti i vestiti che mi erano rimasti a Padova. In un atto di libertà e ribellione li ha portati tutti qua e mi fa gestisciteli. E io li ho accolti, li ho guardati e ho detto ok, cosa posso utilizzare? E ho trovato delle cose meravigliose di veramente 20 anni fa. Ora mi sembra, no, 20 no, impossibile, 15 anni fa. E tipo questa gonnellina, meravigliosa. Questa gonnellina copricostume, che poi raga, non lo so, io da piccola cosa, ma Dolce Gabbana, quindi chapeau. E oppure tipo questa qua, che si chiude con la fibbietta. Molto, molto carine. Ora sono curiosa di vedere, cioè mi stanno, però sono curiosa di vedere poi come le utilizzerò al mare, se no dei parei o dei copricostumi vari, ma niente di che perché appunto anche il tragitto casa mare non è molto lungo, quindi c'è il rischio anche che esca direttamente in costume. E poi ovviamente completini sportivi, completini fitness, che ho cercato di abbinare senza portarmi troppe cose. Ora mi manca soltanto un pantaloncino nero, però l'idea è di avere magari questo che si abbina con il viola, ovviamente, oppure il blu che si abbina con il blu, con il rosso, il nero che si abbina con tutto, cioè tanto l'idea di non portare troppe cose, ma piuttosto lavarle e riutilizzarle. Questo è un vestito che appunto tempo fa non avrei mai messo, cioè veramente non avevo la confidence totale, cioè questo veramente è il mio vestito in cui cioè, l'ho messo una volta, mi sono sentita subito fuori luogo e non a mio agio. E invece credo in questi anni di aver proprio costruito una self confidence che mi fa dire certo che lo metto, anzi ci metto pure i tacchi con le piume. Già, mi fa morire troppo, non vedo l'ora di metterlo, è bellissimo. Quando l'ho me messo una volta e tutti mi dicevano wow, bellissimo, io, ora non vedo l'ora, cioè bellissimo. E un altro che assolutamente porto, questo ammetto l'ho messo un paio di volte in più, l'ho messo tipo per il mio compleanno a Malta un paio di anni fa. È meraviglioso, è molto corto, ma vabbè, siamo al mare e è tutto qua di Voulan ed è rosso ed è bellissimo. Non vedo l'ora anche questo. Si cresce, ci si evolve, si matura. Quindi a volte quando si guarda qualcosa nell'armadio e si dice non mi sento pronta per quello, significa che arriverà il giorno. E poi lui, ancora impacchettato insieme al vestito bianco, perfetto per i white party, dall'anno scorso, chi lo sa, sa. Ora non mi chiedete di ritirarlo fuori perché gli ho appena fatto una foto e non ho avuto in mente di fargli il video, ma per l'11º anno lui c'è e mi sta. E infatti con Jimmy dicevo, la cosa assurda è che tantissimi vestiti di 11 anni fa, giustamente, soprattutto per la condizione in cui ero, non mi stanno. Invece lui sì. E il commento è che è un vestito magico per la sua importanza, lui si adatta ai cambiamenti del mio corpo per far sì che io possa indossarlo.
Ecco, sinceramente questa sensazione del tipo non mi porto niente, non so da dove si deriva, cioè non la capisco. Guardando questo letto non la capisco. Come faccio io a dire certe cose? Non lo so, non lo so, non lo so. Nel frattempo, perché io mi metto a fare le cose, ma poi in realtà cambio, ho anche cambiato orecchini. Boh, mi hanno detto che mi dovrebbero stare bene l'argento, questi sono degli orecchini in oro bianco che mi ha regalato mia mamma alla comunione, e quindi ho detto cambiamo look, e quindi ora voglio provare questo look con doppio orecchino, vabbè, a parte oro bianco e oro giallo, ma proprio grande e piccolo, cioè un pochino più grande rispetto a quelli che avevo. Vediamo. Comunque in realtà siamo usciti, siamo venuti in Balb, che ha questa, non ve l'ho mai fatto, praticamente è questa palestra dove ci si possono fare delle sessioni di personal training, puoi prenotare il tuo spazio, puoi venire ad allenarti da solo, puoi allenare chi vuoi, noi ci E non mi alleni vediamo, mai. no, perché veniamo Mi qui alleno a, sempre solo per filmare. esatto, veniamo qui a Se no, per registrare distrarci. e a lavorare. Tu sei felice di lavorare, amore? Quindi stai zitto. Veniamo qui a lavorare e registrare perché è un ambiente di palestra dove possiamo fare un sacco di contenuti, ovviamente senza persone, giustamente, perché in palestra poi si disturbano gli altri, ci si arrabbia a No. vicenda, insomma. Perché a noi le persone le unci garbano. Ma smettila, ma cosa dice? E basta, quindi ci siamo presi questa oretta giusto per portare veramente quasi a termine, tutto prima di partire e partire con la leggerezza nel cuore, sperando che approvino tutto, perché funziona così, praticamente noi filmiamo i contenuti, li creiamo, li editiamo, prima viene data una creatività, cioè l'idea di ciò che andremo a filmare viene approvato, quindi non andiamo proprio alla rinfusa così. Io sì, un pochino sì. Se i miei clienti guardano questo video, sanno che sì, in realtà io mi faccio prendere dallo spirito della registrazione della mia creatività e parto a Io filmare. solo questo, oggi doveva essere dedicato a fare le valigie e tutto. Ieri Esatto. sera mi fa, mi odierai, ma se andiamo domani a registrare in Balb, Raga, è ok, così, io ora proprio sono in va bene. modalità, cerchiamo di chiudere tutto e portiamocela a casa, quindi comunque ora abbiamo filmato e poi consegniamo l'idea, la prima bozza e il cliente controlla, se gli piace la prova bene, se non gli La prima piace, bozza è definitiva. esatto, se non gli piace però è un problema perché dovremo rifilmare tutto perché non avremo più questo ambiente per fare eventuali controlli. Quindi Ma noi siamo fiduciosi che l'idea è favolosa. il Speriamo. risultato, l'idea è piaciuta, ma è il risultato che è sempre a volte un problema. No, non è mai un problema. Dato che saremo in casa, oltre a portare tutti i vestiti e le cose, porto anche dispensa. Vi faccio vedere quest'anno cosa sto portando via. Praticamente è tutto coro perché è da dove prendo quasi tutte le cose che compongono la mia dispensa. E qui l'ho un po' divisa per colazione. Quindi abbiamo dei fiocchi d'avena, questi sono dei prodotti a base di proteine, di piselli, amido di tapioca, sono tipo dei cerealini, proteine del pisello, insieme con queste che sono sempre dei cerealini soffiati a base di soia. Granola, questa qua, granola ai frutti rossi, ma c'è anche al cioccolato. Questi che ve li ho fatti vedere recentemente, penso su TikTok, ho fatto un unboxing, i cereali di farro e i semi di chia, immancabili. Qui c'è delle fragole soffiate che ho preso sia per colazioni, ma tendenzialmente io amo tanto la frutta estiva, quindi queste magari come snack vi farò vedere come, ho in mente un'idea. Poi qui si passa un pochino all'aperitivo con la quantità assurda. Ogni volta che faccio un ordine ne prendo uno. Pacchi di cornetti di pisello ci piacciono molto, è palese. Quindi tutti gli aperitivi in spiaggia sono coperti. Poi abbiamo una delle mie cose preferite in assoluto che sono i cornetti di pisello. Sapete che io d'estate soprattutto li amo. Li reidrato semplicemente del pomodoro che con la sua acqua li reidrata, olio e aceto.
Tofu, da un po' su Coro manca il tofu, le mandorle, l'unico tofu che c'è è quello al chili. Ammetto che la forma migliore, il modo migliore per mangiarlo, perché non mi piace così crudo, è cotto in friggitrice ad aria. Cotto in friggitrice ad aria diventa una delle cose più buone che abbia mai assaggiato. Poi sicuramente portiamo l'oro, che sono un mix di spezie per uova strapazzate. C'è già il sale, già un mix, è meraviglioso. E poi angolo frutta secca slash frutta fresca. Qui abbiamo frutta secca di ogni tipo. Pistacchi, nocciole, mandorle, cocco in scaglie, quindi tutto un po' per snacchettine e colazioni, del cacao in polvere, e questo sempre per idee di ricette estive. Ho preso questa fruit purée, questa purea di frutta al mango, che io vi giuro, anche se è chiuso, profuma da morire. Quindi qui io tendenzialmente faccio un bel sacchettone e porto via, così svuoto un po', faccio anche un po' svuota dispensa. E così che poi quando torno a settembre devo tutto rinnovare, sento un po' quel mood del abbiamo tutte cose nuove, perché a settembre si ricomincia. Quindi parto già ora a luglio. Mentre la Fashions si occupa delle valigie, io mi occuperò invece delle piante. E visto tutta la fatica che fo per non farle morire, diciamo che il succo è quello, ecco, vorrei evitare di andare via un mese e mezzo e di tornare con tutte le piante morte. Quindi attiverò il sistema di irrigazione che già avevo provato lo scorso anno. La differenza è solo che lo scorso anno erano 6-7 piante, quest'anno ce n'è più di una decina, e quindi vi farò vedere cosa cambia. Ci ho messo così tanto per sciogliere questa pianta perché lei è la nostra pianta storica. È del 2020, la comprammo quando entrammo nel vecchio appartamento post-Covid, e guardate, ora vi faccio vedere. Guardate la lunghezza che hanno raggiunto le fronde. Cioè no, pazzesco. Praticamente queste sono più alte di... sono almeno 2,5 metri di fronde. Una roba pazzesca. Cioè è incredibile, sono veramente... lei è storica, ma poi non è un vaso particolarmente grande, nulla. Ma poi sono proprio pienissime, non ci sono punti dove non ci sono, cioè... No, sono pazzesca, cioè veramente non è robusta di più. Beh, bella, sono fiera di te. Sono fiero di te. Allora, breve storia triste, Jimmy non è mai riuscito a installare questo sistema di irrigazione perché appunto avendo troppe piante non stava funzionando, e quindi alla fine ha dovuto demordere, e per fortuna noi abbiamo i nostri vicini che comunque in questo mese sono lì, faranno anche qualche giro per la casa giusto per eventualmente controllare, quindi abbiamo chiesto a questo punto di dare l'acqua alle piante per salvarle. Secondo me questi sistemi comunque vanno studiati prima, non puoi farli all'ultimo così, quindi magari per il prossimo anno partirà un pochino più preparato. E basta, noi alla fine abbiamo veramente, tra una cosa e l'altra, dedicato troppo tempo a queste valigie, ma ce l'abbiamo fatta. Oggi siamo a Prato, è sabato, e stiamo partendo per il mare. Abbiamo fatto un piccolo pit stop, più che altro perché la casa ce la danno da domani, da oggi pomeriggio, e quindi siamo qua. Ovviamente, non so se ve l'ho detto, ma ovviamente con noi c'è anche Lunina, che sta facendo quello che le che è capace di fare meglio, vero gattino? Vero gattino? È troppo dolce, troppo dolce. E raga, non mi sembra vero, ma quest'anno, il 15 agosto, Luna compie 10 anni. Cioè, se penso che vive, sopravvive
Bravo gattino. Da 10 anni sotto le mie cure. Mi fa sentire molto importante. E in realtà Luna per me ha giocato un ruolo fondamentale ai tempi, 10 anni fa, proprio perché mi ha fatto sentire importante e mi ha ridato un po' quel fatto di essere necessaria, e poi è stato tutto un crescendo. Quindi per me Luna è veramente molto importante. E basta. Sicuramente ora che questa sera arriviamo, poi nei prossimi giorni vi farò vedere un po' come siamo organizzati, come siamo sistemati, e poi vi farò vivere un pochino di questi giorni al mare. Scusate se ho tutte queste bolle, ma quando passo davanti allo specchio faccio cose che non dovrei fare. E basta, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche inspo, soprattutto la parte di organizzazione con la lista. Anche per questo viaggio abbiamo fatto una lista in particolare, tendenzialmente sono molto più interessanti magari quelli lì per la Thailandia o per i viaggi da 10-15 giorni, però insomma l'idea è sempre quella, la base, lista alla mano prima di mettersi a fare le valigie. E infatti alla fine non ve l'ho fatto vedere, ma ho occupato solo metà di una valigia grande, di quelle lì proprio da stiva da 20 kg per intenderci, e metà di un trolley. Dico solo perché Jimmy ha occupato l'altra metà della valigia grande, l'altra metà del trolley e un trolley intero. Cioè, per farvi capire la differenza tra una che ha fatto la valigia ponderata e uno che l'ha fatta alla rinfusa. Prendendo tutto, cioè, sicuramente poi indosserà tutto e sarà quello che avrà sempre qualcosa di diverso, però poi non lo so, cioè alla fine dici, non ti serve niente tutta quella roba, però vabbè, never mind. Meno male la macchina è più o meno grande, anche se ovviamente è stato il viaggio della speranza, però ce l'abbiamo fatta, siamo quasi al mare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Io e Lunina vi vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Fai con la zampina tu, fallo. Si fa così, guarda gattino. Aspetta. No, non la tirare indietro, aspetta. Si fa così, la tiri e fai. Aspetta. Ma insomma, un secondo, me la presti per favore, è importante, dobbiamo salutare. Fai ciao ciao e poi ciao. Amore, ce l'hai fatta! Hai chiuso un vlog, brava! E bravo gattino!